un territorio con grandi potenzialità di sviluppo, forte di un'enorme ricchezza custodita nei suoi boschi, della qualità delle sue acque, fornito di rare bellezze naturalistiche e monumentali, delle sue due stazioni sciistiche, delle abbazie tra le più belle e celebri del mondo, di un centro di elevatissima ricettività alberghiera, confortato dalla qualità dei suoi vini, del suo olio e di tanti prodotti eccellenti. Il territorio dei Monti Ernici e Simbruini è il comprensorio che è stato al centro del convegno organizzato dalla 12ª Comunità Montana presso uno dei suoi punti informativi. Nella Casa del Lago, sulle sponde di Canterno a Trivigliano, si sono confrontati esperti, amministratori, importanti rappresentanti istituzionali per mettere a fuoco i cardini di un progetto di sviluppo integrato e sostenibile. Si è discusso essenzialmente delle opportunità di un'efficiente industria boschiva e sono state analizzate le potenzialità di quel che può diventare un prodotto turistico perfetto. Questo è l'anno del turismo lento e sostenibile. Il sistema degli Ernici Simbruini è perfetto. Tutti i relatori sono stati concordi. Presidente, oggi abbiamo appena sentito Puzzolo che ha detto che l'industria boschiva di questo territorio potrebbe essere assai importante se fosse messa a sistema. Ecco, lei che cosa pensa di queste prospettive? Io penso che noi dobbiamo essere bravi ad utilizzare tutte le risorse del territorio. Quindi i boschi ovviamente hanno una parte rilevante di questo nuovo sviluppo che devono avere i nostri comuni, che si tratta sostanzialmente di comuni che si trovano nelle terre alte, quindi con grosse difficoltà che hanno per una tenuta sociale ed economica. Quindi ecco, sta alle istituzioni, secondo me, mettersi in gioco per cercare di creare un nuovo sviluppo che non è più quello legato, purtroppo non è più quello legato all'industria, perché sappiamo la crisi che queste stanno attraversando, e quindi è ora che tutti quanti ci mettiamo insieme, facciamo sinergia per cercare di creare un modello e un progetto di sviluppo che riguarda tutti i cittadini e tutto il territorio. Ecco, ma la visione qual è? Quella di un unico sistema territoriale che riguardi questi territori qui, cioè quello del nord della Ciociaria sostanzialmente? Certo, io credo che il sistema Ernici Simbruini è la carta vincente per risolvere queste problematiche e per cercare, come dicevo prima, di creare sviluppo. Abbiamo grandissime risorse, abbiamo risorse delle abbazie, ma soprattutto quello del legnatico, che secondo me va in qualche maniera messo a sistema. Perché io quanto sento dire che le risorse dei boschi ha solo tutto ciò che riguarda il sottobosco, insomma, la cosa mi lascia un po' a pensare, perché io credo che invece il legno va utilizzato, ad esempio, per fare per fare qualsiasi cosa, dal pellet, dalla costruzione di casette in legno, cioè creare un'industria del legno. Noi abbiamo redatto il piano di assestamento forestale di 9 comuni e da quello che è venuto fuori, diciamo che questi boschi hanno delle grandi potenzialità, sia da un punto di vista produttivo, perché sono boschi molto importanti, ci può essere una grossa produzione di legname, e sia di cippato con il quale è possibile prevedere delle piccole centrali a biomasse. Sono importanti anche da un punto di vista turistico ricreativo. Durante questi piani di assestamento è stata valutata quella che è la viabilità forestale e quindi la sentieristica, nel quale è possibile prevedere un incremento del turismo, insomma. Buschini, un sistema dei Monti Ernici e Simbruini, oggi se ne sta parlando a livelli molto alti e anche interessanti. Sì, ho detto nel mio intervento, noi abbiamo la necessità di una regia di carattere istituzionale che sappia indicare la strada, sappia anche tenere il timone non soltanto della richiesta, ma dell'utilizzo di risorse, soprattutto capaci di individuare un modello di sviluppo, quello del cibo, della cultura, della storia,
dell'ambiente, dello sport, è per noi un modello e intorno a questo dobbiamo costruirci il futuro di questo territorio. Questa mattina è stata un'occasione molto importante, di grande confronto, di belle esperienze che sono state raccontate. Si tratta di mettere tutto in un unico sistema e farlo crescere.